E allora partiamo dal perché il sindaco ha voluto che oggi ci fosse questa riunione di consiglio, per certi versi consiglio straordinario, perché nella programmazione delle lungimiranti Speroni non era previsto che ci fosse un consiglio oggi. E perché sottopone all'attenzione di un consiglio una delibera che in termini di oggettiva competenza del consiglio, di oggettiva necessità e di concreto contenuto, sarebbe praticamente inutile. Perché se io non avessi, se l'amministrazione presente non avesse quel senso di rispetto della democrazia del consiglio a cui fece votare questa amministrazione, non altra, quel tipo di convenzione che ha permesso da allora ad oggi finalmente di affrontare con serietà e responsabilità un problema ambientale, economico e civile che invece per troppi anni era stato abbandonato e dimenticatorio, provocando danni e, scusatemi la parola un po' forte, ma questo è scritto nelle relazioni della Regione Lombardia e purtroppo anche di qualche procuratore della Repubblica, un grave disastro ambientale in quel per questo non è più tempo e forse ho sbagliato più nel passato, ma il passato insegna di solito a correggere gli errori. Io credo che se uno decide una propria posizione lo fa per il bene della città. E voglio dire questo, è una fregata e così finisco questo argomento. Non vogliamo che ci si chiuda nessuno, né che ci siano impianti che buttano fuori aria pulita, ma nemmeno che ci siano rifiuti vero per l'altro sovrastato. Perché entrambe le cose fanno soltanto incazzare la gente, scusate l'espressione, e prendere in giro i cittadini. Non c'è né la soluzione dell'impianto perfetto, né la soluzione dei rifiuti zero. Vogliamo una volta per tutte pensare ai problemi e magari trovare insieme una soluzione. Questo è quello che penso. Al di là di quel che dirà stasera, scusate lo sfogo, ma più mi tirate più la giacchetta e più io dico quello che penso. Grazie. Del tavolo A, ma alcuni dati su cui li ho portati all'attenzione appunto del tavolo, che riguarda questa certificazione ISO 14.000 enti ed EMAS, addirittura ACAM ha già chiesto l'implementazione per ISO 14.001, mentre per quanto riguarda il vecchio forno è già uscito il bando per appunto la demolizione del vecchio forno. Ecco, il tavolo ACAM di questo è stato informato, volevo appunto anche lasciarvi a quello il discorso che ha fatto il sindaco e l'assessore Castiglioni per quanto riguarda la condivisione di un percorso, sicuramente il tavolo ACAM è un momento in cui appunto ci si potrà confrontare insieme alla Commissione Ambiente per quanto riguarda appunto questo percorso in cui andremo poi a iniziare. Allora, chi vuole fare le favorevoli del chi vuole far constatare la presenza si preme uno dei tre pulsanti in alto a sinistra. Abbiamo tutti premuto o comunque sono i pianisti. No, ci vedete sembrano figli e però. Va bene, allora adesso votiamo la. Allora, no, ho capito, se si accende no, la luce delle allora no, perché non si accende. Allora ricominciamo da capo la presenza. Perché se scopre dal numero legale lì ci sono più voti rispetto a quelli che ci sono oggi. Siccome questo è un passaggio tecnico,
voglio solo sapere se chi vuole farsi contattare la presenza ha potuto farlo. No. Allora, chi vuole far contattare la presenza, c'è la luce verde accesa oppure no? No. No. Allora, non si ha da cambiare postazione. Sì. C'è gente di lì la luce verde. Sì. Ecco, allora adesso procediamo a loro. 12. Allora votiamo. Vediamo il risultato. 12 favorevoli, ma non è sufficiente perché è richiesta la votazione di almeno 15 membri dell'assemblea, per cui la mozione non è approvata. Votiamo adesso il testo della delibera. Appena si spegne la luce possiamo votare. La luce non si spegne. Può votare anche Speroni. Speroni, sindaco e vice sindaco. Ci sono anche assessori consiglieri. Non votano. Con il diaframma si legge bene gara, vada a parlare. Sì. Allora, possiamo votare a questo punto o dobbiamo rifare la presenza? Se abbiamo il tempo. Dobbiamo partire da capo, ci si spegne il gatto, ha acceso il letto, deve spegnere il telegatto. Non sappiamo votare o no? Allora, ricominciamo con la presenza, così ci dicono i tempi. Ragazzi, c'è la luce verde? Abbiamo detto che le carte vota non al posto di Tosi, ma nel posto di Tosi. Allora, adesso possiamo votare? Votiamo. Se qualcuno non aveva la luce accesa, ma non l'ha detto, non è colpa nostra. Sono andato fiorento di così, non potevo fare. Allora vediamo il risultato che è scontato, per cui non abbiamo il numero di 15, la delibera non è approvata, ma siamo al punto successivo, la prova è pronto di visitare pechini o grandi. Consigliere, io voterei il bilancio. Quindi il sindaco non può andare adesso? No, è il rinuncio, c'è la persona di rinuncio alla votazione. Non è ancora finito il consiglio, è da notare. Basta, consigliere Rossi. Queste sono le persone che si votano, eh? Che è stata rispettata. Sì, grazie Presidente, ma io ritorno all'intervento normativo di seduta e tutto con ciò che non è, che non va in direttore ma viene differenziato, se lo vedete, a chi lo vedete e soprattutto se il ricavato di quello che si vede viene o meno rimesso nel carico della tariffa per chi paga tassa di tutti. So che l'assessore Albirano si era già informato forse un anno fa. Un anno fa veramente era una risposta. E poi chiedo una cortesia all'assessore che non è dovuta, ma se si può avere anche in cartaceo con questa risposta. Grazie. Ammiraglio. Sì, grazie Presidente. Ho i dati anche del 2007, naturalmente non ho ancora praticamente quelli del 2009. Comunque nel 2006 erano 480.000 euro di cavato, nel 2007 630.000 euro.
E chiaramente poi ho anche ricattato, poi lo farò avere il cartaceo per quanto riguarda le tonnellate di carta, plastica, vetro, legno, metalli, oli vegetali, oli minerali e accumulatori al piombo. Ecco, il appunto il ricavato di questa vendita è naturalmente viene a scomputo poi dei conti che noi riconosciamo poi all'Asia. Ecco, devo dire anche che purtroppo vi segnalano che in questi ultimi mesi c'è difficoltà a vendere la carta, addirittura adesso bisogna pagare per partire, però è un andamento che è ciclico e quindi può darsi che poi tra magari un mese o due ci sia una maggiore richiesta e quindi si possa ancora ritornare a vendere la carta.